Nella scheda di presentazione di inizio puntata abbiamo visto anche un altro problema, quello dei bambini soldato, che è molto importante. Perché vengono, mi rivolgo a tutti e due, perché vengono arruolati i bambini al posto degli adulti e come mai le leggi che stabiliscono l'età minima di reclutamento vengono ampiamente violate ancora oggi? Beh, indubbiamente qui siamo nella forma proprio quella più aberrante di sfruttamento dei minori, che è quella di iniziare un bambino ad imbracciare un fucile, un'arma e rivolgerla contro un'altra persona. Sicuramente ci sono sì problemi di leggi, ma molto probabilmente, almeno quello che penso io, non essendo molto dentro al problema, è comunque un problema di sistema internazionale. Questi bambini difendono interessi di potenti. Raramente difendono gli interessi della gente locale, dei loro concittadini, ma appunto difendono interessi molto più alti di loro e soprattutto anche di quelli che li mandano ad uccidere spesso altre persone. Questo sicuramente la comunità internazionale è decisamente deficitaria, come purtroppo è deficitaria in tanti altri settori, ma in modo particolare in questo, che è la forma più orrenda di sfruttamento di un minore, siamo proprio indietro, dobbiamo fare ancora tanta strada e i mezzi, qualcuno se volesse fare qualcosa ce li avrebbe. Sì, io dico solo due cose. Allora, una, voi avete sentito nelle cifre riportate, si parla di 300.000 minori considerati come bambini soldato. In realtà la difficoltà di affrontare questo problema è testimoniata anche da questa cifra. Sono 5 o 6 anni che si parla di 300.000 minori sfruttati come bambini soldato. Quindi è molto difficile anche qui cercare di fornire delle cifre quantomeno attendibili, e le cifre nonostante tutto sono importanti perché ci danno così la dimensione del problema, no? Al di là delle cause più generali che citava Luca prima, credo sicuramente l'età ancora sia una causa cruciale, ma anche se penso all'Africa soprattutto, la situazione della famiglia dell'AIDS, cioè la struttura sociale africana è profondamente cambiata proprio a causa dell'impatto dell'AIDS, che spesso causa il fatto che nelle famiglie non ci siano più adulti. Quindi i ragazzini, e molto spesso a 10-12 anni, sono papà e la mamma e devono in qualche modo mantenere la famiglia. E normalmente vengono reclutati dalle fazioni armate, governative e non, che hanno dei soldi che in realtà poi non vengono dati, perché questi bambini cadono in una vera e propria spirale di schiavitù. E sono molto più malleabili i ragazzini, per cui è molto reclutarli, e quindi i ragazzini molto più facilmente vengono all'interno delle forze armate. C'è un'ulteriore cosa che voi avete molto giustamente richiamato, cioè quella della mancanza di applicazione delle leggi. Voi avete una convenzione, che è la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, che è in assoluto strumento giuridico internazionale, la legge internazionale più ratificata. 191 stati si sono impegnati, ratificando, a farla propria, cioè ad adottare delle leggi nazionali che diano attuazione a questa convenzione. Ecco, di fatto è un strumento giuridico meno applicato, e lo sfruttamento economico dei minori è sicuramente spie di questo. Ringrazio prima di tutto gli ospiti che ci hanno dato la possibilità di approfondire questi tre spinosi argomenti per la generosità e il tempo dedicato a noi. Grazie a tutti e due. Grazie Speriamo di come ospiti e auguri per l'attività che state promuovendo. a voi. Grazie. Grazie e arrivederci a tutti.